Buongiorno Davido, non vedevo l'ora di poter tornare a parlare della vicenda Elon Musk Twitter, perché in questi ultimi mesi ci ha intrattenuto, ci ha divertito e ogni tanto abbiamo seguito, abbiamo fatto qualche puntatina in cui si riepiloga un po' quello che sta accadendo e adesso è venuto fuori un ennesimo colpo di scena che ha proprio cambiato tutte le carte in tavola e quindi finalmente possiamo tornare a parlarne. Un rapidissimo riassunto dei fatti precedenti, sapete, in aprile di quest'anno il nostro ha comprato il 9,2% di Twitter, però poi si è rifiutato di stare nel consiglio di amministrazione che gli aveva offerto la compagnia, perché altrimenti se si sedeva nel consiglio per legge non avrebbe potuto acquistare più del 14,9% della compagnia, e quindi insomma tutti iniziano a capire quali sono le sue reali intenzioni. Infatti poco dopo arriva l'offerta di comprare Twitter per 44 miliardi di dollari e lì parte tutta la telenovela. Poi secondo Musk Twitter non gli fornisce i dati corretti circa gli utenti reali, il numero dei bot, molto di più in realtà, però per farla breve Musk alla fine si tira indietro e cancella l'offerta. Twitter ovviamente non è contenta e fa causa a Musk per obbligarlo a chiudere il deal. E poi tutto un bordello, accuse contro accuse, i report dell'ex capo della cyber security di Twitter che si mettono in mezzo, i log delle chat tra Musk e altri coinvolti nell'operazione, e poi nel frattempo iniziano le udienze e diciamo che non sembra mettersi bene per il nostro, che ha provato anche a far ritardare l'inizio del processo, ma senza riuscirci. E adesso così. Così, debotto, senza senso, Musk scrive alla SEC, che è l'autorità che controlla il mercato finanziario degli Stati Uniti, insomma, scrive questa lettera dove dice che intende procedere a chiudere la transazione, quindi a comprare Twitter al prezzo originale che aveva proposto. Quindi non ha proprio nemmeno provato a scendere di mezzo dollaro. E infatti, come suggeriscono vari esperti, questo indicherebbe che la posizione di Twitter è molto forte e il nostro Elon ha capito che al processo non avrebbe avuto grandi possibilità. Quindi meglio chiudere adesso, prima che inizi il processo vero e proprio il 17 ottobre. Che tra l'altro magari questo potrebbe fermare anche la continua pubblicazione di chat imbarazzanti. Purtroppo o per fortuna, diciamo, perché erano abbastanza divertenti. Beh, però fortunatamente non fermerà la pubblicazione di tweet dal nostro sommo eroe, tipo il tweet di ieri, dove dice, cito traducendo, comprare Twitter accelera la creazione di X, la Everything App, tipo la app tutto. Insomma, se cercate intrattenimento veloce e gratuito, non perdetevi i tweet di Musk. Soprattutto i tweet dell'ultimo periodo sono interessanti, specie quelli sulla guerra in Ucraina. Però in generale il suo account è una, diciamo che è una bella via di mezzo tra una pallottola spuntata e il Mein Kampf. Insomma, trovate parecchi spunti. Posso leggervi anche l'ultimo di stamattina, per esempio. Dice: la guerra è la corte suprema finale. Perché? Quindi questo deal, questa acquisizione, insomma, si conclude, siamo ormai sicuri che Elon Musk sarà il futuro proprietario di Twitter? Ma chi lo sa a questo punto? Chi può dirlo? E che ne sarà del processo che dovrebbe iniziare il 17 ottobre? Beh, quello molto probabilmente non si fermerà fino almeno a un effettivo accordo tra le parti, e quindi continueranno le deposizioni e continueremo a divertirci per un po', o insomma a piangere, dipende dai punti di vista. Twitter comunque ha dichiarato di voler accettare l'offerta e chiudere l'accordo, ma non sarebbe strano se proponesse qualche dettaglio in più, magari per evitare nuovi colpi di testa. E quindi la domanda è: perché l'ha fatto? Perché è tornato indietro sui propri passi Musk? Come dicono in molti, probabilmente perché è sicuro di perderla questa causa, e poi perché evita di dover deporre, una cosa che potrebbe essere super divertente ma anche super imbarazzante per tutti. E poi ragazzi, alla fine, perché è Elon Musk? E comunque, alla fine, che cosa ci vuole fare con Twitter? Per dirlo con le sue parole, perché comunque è strano, è complesso da interpretare, comunque con le sue parole lui vuole che diventi maximum amazing, ovviamente, perché il nostro è tutto super big, cool, enorme. Però in concreto, intanto c'è sta cosa del free speech, no? Quindi sappiamo che vuole riportare su Twitter gente bannata, come il nostro caro amico Donald Trump. E poi vorrebbe fare questa cosa tipo WeChat in Cina, perché quello che lui dice a proposito di X, che era poi il nome della compagnia che aveva fondato quando poi acquisì PayPal,
non è solo un delirio, non è solo un delirio, ma è anche probabilmente il business requirement che c'è nella sua testa. Cioè lui vorrebbe un'app dove chattare, navigare in internet, fare pagamenti, usare dei servizi, insomma un ecosistema di roba in un'unica app. Una prospettiva esaltante. Però gli piace anche il modello di Signal, dove c'è questo protocollo, non so se conoscete un attimo il modello di Signal, però c'è questo protocollo che in realtà è gestito da una fondazione, quindi il governo, cioè nella sua testa, se il protocollo è gestito da una fondazione, quindi non è una compagnia, non è sotto l'egida della SEC, gli enti governativi non ci possono mettere le mani. E poi naturalmente lui si ricorda del successo di PayPal, quindi pagamenti. I pagamenti sono un suo obiettivo primario. E poi vede il successo di TikTok. Per fortuna per ora non vede un possibile futuro di Twitter con la blockchain. Quindi insomma una tonnellata di idee che certamente ci offriranno un radioso futuro in cui chiacchierare senza sosta, perché insomma dai, alla fine ci divertiamo. Sì, poi il Twitter alla fine è un'app importante, poi c'è la questione etica, la questione morale, poi usciamo, c'è Mastodon, l'open source, sì. Poi c'è anche il fatto che tutto sto potere nelle mani di quest'uomo, tutta questa ricchezza nelle mani di questo uomo, potrebbero fare un po' paura, però insomma dai, alla fine ci divertiamo. E era tutto per questa puntata dedicata al signor Musk. Per fortuna non ho avuto tempo di parlare del robot umanoide che entrerà nelle case degli italiani a 20.000 euro e farà tutto, però è stato comunque molto divertente. Domani niente podcast perché sono a Verona all'Angular Day, però insomma sicuramente qualcosa farò, quindi buon weekend e ci vediamo al prossimo episodio.